quest'utopia al quale neanche noi credevamo. Oggi la casa è quasi terminata, quindi ci siamo riusciti e in questo diciamo, progetto in cui, che abbiamo portato ai valdesi che ci hanno finanziato, abbiamo dovuto costruire in qualche modo anche una filiale, un indotto per far arrivare i soldi a Cobane. Quindi in questo organismo, in quest'ADI, no? Questa associazione temporanea di impresa che abbiamo dovuto fare, abbiamo fatto rientrare il Kurdish Institute di Bruxelles, perché non esistono le banche, non esiste lo Stato curdo, non esistono le banche, quindi non c'è un'organizzazione amministrativa all'epoca. Quindi abbiamo trovato questa fondazione che ha sede a Bruxelles, al quale ci semplifica un po' il passaggio economico. Quindi i valdesi inviano i soldi alla mia associazione e io li mando a Bruxelles. Lei le fatture. Cosa? Lei un dibattito lungo 2 mesi su come devono fare le fatture. Certo. Quindi dicevo che quando ci è arrivata la foto dei primi scavi, a noi sembra sciocco, ma noi ci siamo venute le lacrime agli occhi, perché non ci credevamo. Hanno iniziato prima che noi mandassimo la prima tranche economica, quindi ci avevano preso sul serio e quindi hanno iniziato, come avete visto sul filmato, ci sono i carpentieri che stavano facendo le fondamenta, eccetera. Su che cosa vorrei un attimo soffermarmi? Sul fatto che ci sono state una serie di solidarietà che sono arrivate da Bruxelles, perché di fronte a questo popolo curdo sono arrivate tante solidarietà, no? Ci sono state tante riunioni fatte da parecchi stati-nazione a Bruxelles, quindi varie nazioni che si sono incontrate e hanno fatto vari convegni, ma da quello che mi hanno detto sul popolo, nessuno poi ha mandato soldi a Cobane. Non è arrivato nessun soldo né dall'Unione Europea né da tutti gli stati che si sono che avevano dimostrato la loro sensibilità. Questo è quello che mi ha permesso di tornare a Cobane 2 anni dopo. Loro sono stati un po', in qualche modo, hanno dovuto riconoscere che gli unici a far arrivare i soldi a Cobane siamo stati noi, attraverso questo organismo. Questo qui che vedete, quindi nel 2017, proprio precisamente 2 anni fa, un anno fa, sono tornata a Cobane. Questo è il sindaco di Cobane che mi sta appunto facendo vedere la cartina, forse lei la conoscete. Lei è Rocin, è la responsabile dell'ufficio del Wiki, l'ufficio informazione curdista in Italia, con il quale sono andata a Cobane. Quest'area che vedete colorata è la nuova Cobane. Perché la nuova Cobane? Perché una parte, che è quella vicino a Bakur, vicino allo stato turco, hanno voluto lasciare così completamente distrutta, in memoria della distruzione che è stata fatta. Quindi hanno fatto un museo a cielo aperto. Per me, ricamminare su quelle stesse macerie, dove le vie hanno preso tutti i nomi delle combattenti, delle GBG, scusate, oggi sono un po' una cornacchia perché ho un po' di influenza, e è stato molto emozionante, perché loro hanno dato i nomi delle vie a tutte le loro martiri, mettendo la foto delle combattenti. In quella parte lì hanno voluto che rimanesse un museo a cielo aperto. Una parte la stanno ricostruendo. Allora, a me mi viene da riflettere su una cosa, perché la ricostruzione di Cobane, a noi, io non ci credevo, tanto è vero che Roberto, quando io sono partita per andare a Cobane, mi ha detto: Carla, anche se hanno ricostruito una casetta, mi raccomando, faccio le foto, perché almeno le facciamo vedere all'8 per mille della tavola valdese, che non sono i soli folli a ricostruire una casa, ma si sta riattivando la società, si sta rimettendo in qualche modo, si sta rimettendo in moto. Ti ricordi quando giocavamo che dicevamo che la stavano costruendo la città vecchia invece? Sì. Allora,
ciò che mi ha emozionato è vedere invece un quartiere, la città che sta ricostruendo. Partendo con i nostri parametri da occidentali, più che da occidentali, da italiani, in cui le nostre ricostruzioni ci mettono 50 anni, no? Ovviamente la Salerno-Reggio Calabria che ci ha messo 50 anni per essere terminata, rivedere una Cubano dopo 2 anni con i miei occhi ricostruita è stata una cosa molto, molto emozionante. Quello che vedete è un quartiere, io come dicevo le foto le ho fatte con il cellulare perché il passaggio non è che uno ha potuto portare grandi cose, quindi ho preso una parte, ma quelli sono, era un intero quartiere, quello che vedete al centro è un bunker, perché comunque stiamo parlando di un luogo di guerra, quindi il timore c'è tuttora, e quindi al centro di questo quartiere c'è un bunker. Quello che mi diceva il sindaco è che io sono tornata ai primi di febbraio, no Roberto? Sì, febbraio. Primi di febbraio, e che avrebbero consegnato le case a, il 21 marzo, che è il loro numero, Neuros, e consegnavano le case a partire dai figli dei martiri e poi a scalare, e davano già case per 16.000 persone, e non è poco. Dopo un anno e mezzo pensiamo ai nostri luoghi terremotati, no? Cioè io ho detto la Salerno, Reggio Calabria, ma non ho mai pensato all'Aquila, non ho mai pensato ad altri luoghi dove ancora stanno nei container. Ecco, qui c'è una volontà di rimettere in moto la società che è, no? È impressionante. Questa qui è una scuola, e questo qui è un progetto che viene fatto, che è finanziato sempre dall'Italia ed è finanziato da Trento. Ma io ho visto, erano molto contenti perché gli ho portato una foto, e questa è una scuola. Stanno aspettando i soldi, però loro intanto hanno iniziato a scrivergli perché c'è proprio l'amministrazione di Trento. Ha voluto ricostruire questa casa. I miei incontri, allora, mi sono, il secondo viaggio io ho trovato una situazione completamente diversa, non solo per la ricostruzione, ma anche a livello, come dire, a livello sociale. La prima volta che io sono entrata in una città dove c'erano solo i militari, dove la società civile era nei campi profughi, quindi fuori da Kobane, una città solo militarizzata, mentre quando sono tornata la città aveva ripreso vita, le strade erano piene di mamme con i bambini, con lo zaino, la città aveva ripreso proprio la sua normale routine, e gli incontri che ho fatto sono stati incontri, diciamo, istituzionali, quindi ho potuto vedere con i miei occhi quello che significava. Cosa significava l'applicazione in termini pratici di quello che era il confederalismo democratico? Cosa che mi avevano solo spiegato teoricamente nel primo viaggio. Quindi ho fatto il primo incontro che ho fatto con la ministra delle donne, che è questa qui. La ministra delle donne è stato un incontro, devo dire, è stato un incontro molto importante, non solo per che mi ha dato il polso della situazione di come le donne possono fare la differenza all'interno della politica. Ora non è che noi qui le donne ci abbiamo in politica, però diciamo che quelle che abbiamo in politica non sono nient'altro che l'emanazione di una politica maschile, non fanno una politica delle donne. E ve lo dico perché per me io non riuscivo a stare seduta quando la ministra delle donne si è tolta che sono quelle piccole cose, a volte sono delle cose simboliche, però sono quelle che ti danno i parametri di quella che è la differenza del modo di fare politica. Io sono arrivata nella sua stanza, lei si è tolta immediatamente dalla scrivania, si è messa lì e si è presentata dicendomi: sono la ministra, ma io sono l'esecutivo di quello che sono la parte amministrativa e l'esecutivo di quello che sono decisioni che vengono prese dal comitato delle donne. Allora, voi avete mai sentito una donna in politica che si presenta così? No? Avete mai sentito un'assessora che si ricorda di dire che è l'emanazione di tutti, di noi, di cittadini? No, per me è stato
a me mi ha emozionato sentire che un politico si presenta ricordandosi che lei è la parte esecutiva di quello che viene, di decisioni che vengono prese a livello di un confederalismo e a livello di trasversale, perché loro partono da quelli che sono i comitati di quartiere, che poi a raggiera emanano quelli che sono i rappresentanti fino a formare quello che è il governo. Il governo quindi ha le sue rappresentatività che sono dettate non solo rappresentazioni di genere, quindi non c'è solo la copresenza in ogni organo politico, ma c'è anche una rappresentante per ogni etnia e religione, perché sappiamo che stiamo parlando di luoghi dove le religioni ce ne sono diverse, quindi loro hanno una rappresentanza per ogni religione.